Una poi famiglia. Quando arrivi a fargli dire noi, allora si forma la squadra e partecipano. Sì, è vero. Che la sentono sua l'attività. A 20 anni dalla chiusura dello storico stabilimento Mimmina, una delle firme più importanti dell'alta moda italiana, 100 ex dipendenti si sono ritrovate per volontà di quella piccola grande donna che nei primi anni 60 ha iniziato una lunga carriera. Il primo embrione di quella che poi diventerà una grande fabbrica in via Crespi ad Arezzo. Sono entrata ad Arezzo, Nello stabilimento di Badia Alpino, assieme al marito Azeglio Rachini, diventeranno 700 le maestranze tra dipendenti e collaboratori. Le donne della Mimmina, a distanza di tanti anni, si sono dunque ritrovate attorno a colei che per molte è stata un punto di riferimento per una vita intera. Una donna che a me ha dato tanto. Io avevo solo 18 anni, ho cominciato con lei e è stata una cosa meravigliosa, perché veramente lei ti fa piantare le radici e poi ti fa volare. Grazie signora Mimmina, le sue donne.